Olimpia, ma basta! Basta, basta! Io non ne posso proprio più. Guardi Piero, è che anche in America gli danno 5 minuti a quelli che vanno nella seggiola elettrica. Io invece 5 minuti non te li do. La seggiola elettrica invece sì che te la darei. E con una scarica che ti farebbe accendere le palle degli occhi e scappa il fumo dagli orecchi. Ma si vuole sapere che cosa vuole stavolta? La libertà. La libertà di fare che cosa? Di chiamare tutte le volte che mi pare e di essere servito subito in mantenente. O chi è il padrone qua? È lei, Piero, ma si ricordi che anche noi le paghiamo l'affitto. E la bottega del tuo marito? E anche per quella paghiamo l'affitto. E quando sarò crepato, a chi andrà tutta la mia eredità? A voi, a tuo marito e a te. E cosa dovete darmi in cambio? Un po' d'assistenza a un povero vecchietto che è quasi giunto alla fine della sua vita. Eh certo, sì, che nella vostra vita l'avete proprio combinata grossa, Vendere tutto quel terreno fabbricabile in fondo al paese e non avemma saputo dove sono andati a finire tutti i miei soldi. Azioni e obbligazioni. Cattive azioni, vorrete dire. Infatti ha proprio ragione, e sono andate tutte in fumo. Che vo' facci, casi della vita. Allora, che fai, mi ascolti o no? Ma si vuole sapere che cosa vuole. Che non voglio morire proprio oggi, anche se mi farebbe piacere. Ma morire di che cosa? Se non avete uno straccio di malattia. Di malattia no, ma di fame sì, Ma se ha fatto colazione 20 minuti fa. E i biscotti mi piacevano. Però li ha mangiati tutti. Per forza, per rimanere vivo, che discorso. E poi il caffè e latte era troppo poco. Era una scodella piena zeppa. E io ne volevo un secchio. Ma badate un po' io. Questa casa tutti mangiano e il povero Piero gli tocca morire di fame. E sentiamo che cosa vorrebbe per pranzo oggi? Ma per oggi preparatemi l'ova leggera, brodosa, polenta e gnocchi, ecco presente. Ma quelli le rimangono nello stomaco, Piero. Che pensa al tuo di stomaco, che al mio ci penso da me, la mia Maria. Pace all'anima sua, quella sì che ne aveva di stomaco, no come quello delle donne d'oggi che sembra ci sia passata sopra uno schiacciasassi. A volte e vi va allarga anche la prima. Per voi e dovrebbero inventare il reggipetto o la retromarcia. La mia Maria invece, e portava la decima, portava, sembravano muscola paste, vedi? Quando e si muoveva agitava l'aria più di un ventilatore. Lo so, non a caso un paese la chiamavano tutti Maria la tettona. Pensa che un somma riuscito una volta a abbracciarla tutta intera. Oh, come mai? Che discorsi, mi ci sarebbero volute le prolunga le braccia, no? E anche in quanto al peso, e non si scherzava, Quando si pesava, per vedere se avesse perso qualche grammo, e doveva usare la pesa dei carretti, ha visto? Quando si girava nel letto, se non avevo occhio, ha presente come finisce uno e gli passa sopra uno schiacciasassi? Ecco, proprio a quel modo. E pensare che faceva proprio di tutto per dimagrire. Quanti quattrini spesi in farmacia? Al mattino, a colazione, dopo un pane e una fetta di torta al cioccolato, una pasticca di magra e snella, sana e bella. A pranzo, dopo mezzo chilo di polenta e di canica, una pastiglia di calo, che per me non voleva dire calo di peso, ma cresco di fame.
Dopo cena, dopo un chilo di pasta asciutta e una fetta di quattretti di stracchino, un cucchiaio di lignà snella, magra e bella, oh, ma di calare neanche un grammo. E giù in paese tutti la prendevano in giro, poveretta. Ma non è mia finita questa. Un'estate e siamo andati al bar. Dopo aver girato una mezza giornata per trovare la nostra pensione, ci siamo fermati e gli ho detto: oh Maria, te aspettami qui in questo giardino che può sentire se questo è il nostro albergo. Mm-hmm. E si chiama la pensione Il Vapore. E lì vicino ci passa il treno e deve essere per questo un po' in omino cara. E insomma entro e gli domando al portiere se quella era la pensione Il Vapore. E il portiere mi dice: sì sì, è proprio questa, però prima di entrare per piacere tolga quel pulmino dal giardino, era la mia Maria. Basta un villano di ferrite. Insomma, ora che la Maria non c'è più e toccherebbe a me a farvi da serva, via. D'altronde, se io qua sono il padrone, è logico che tu mi faccia la serva. Quando sarò crepato, tutta questa roba sarà vostra. Capirai, è un guadagno a caso, quattro muri che stanno cadendo, eh? Guarda che io non vi costo proprio niente, la mia pensione basta a mantenermi. Non faccio per dire, Piero, ma 420 euro al mese bastano appena per la carta igienica. Guarda che io sostitico e di carta igienica e ne consumo poco. 20 pantaloni? E anche di quelli ne consumo poco. Ho la prostica che non funziona. Ha sentito, gli ha detto il dottore, e c'ho l'anguria. Ma che l'anguria, Piero, l'anuria. E soreni che vanno in una marcia a meno. E la vescica che un arritello. Sentite, Piero, un fatemi passare da matta. Ho a prepararvi il pranzo e che sia finita. E che ci sarebbe di buono oggi per pranzo? Come al solito, aragosta, ostriche e lo champagne. Bell'è capito, me tutti i giorni. Minestra di riso, mortadella e gazzosa. Avanti. O chi sarà ora te? Avanti, Eccomi, signore e signori. Serafina la postina entra nella vostra casa e vi porta le news del giorno. Ecco qua, il giornale per il signor Piero, famiglia cristiana. È contento, Piero? Porca miseria, non aspettavo che questo, guarda. E la pensione? E c'è lo sciopero dell'INPS, vedrai, arriverà domani. E anche per oggi mi toccherà morire di fame. Oh, per me, Serafina, non c'è niente. Certo, c'ho il notiziario parrocchiale. Oh, Serafina la postina e ce n'ha per tutti, Ma te non c'ha niente da bere per me, Olimpia? Ma a quest'ora del mattino? Oh, Serafina è di bocca buona, accetta tutto. Un caffeino con un grappino. Se non ce l'hai, mi basta anche un bianchino. Serafina, dammi ascolto, bevi meno che starà meglio. Guarda che il vino e ti fa male. Lo so, Olimpia, e lo so. Il vino è il nemico dell'uomo e anche della donna. Ed è per questo che chi scappa davanti a un bicchiere di vino è un vigliacco. Però ti sveno un segreto. Se il mare fosse vino, io sarei un sottomarino. Ma la tua mamma non te l'ha mai detto queste cose? Pensa che quando hanno fatto l'analisi del sangue alla mia mamma, era così ubriaca che le hanno trovato il 2% di sangue nell'alcol. Guarda che l'alcol ti fa morire lentamente. Ma che ho detto è vero, ma che ha fretta. Ah, me ne dimenticavo, e c'è un'altra lettera. È del vostro cugino che si sposa e vi invita al matrimonio il 1° di febbraio. Oh, te come fa a sapere? Un'occhiatina ci scappa sempre. Allora te dovresti sapere le notizie di tutto il paese. Per caso, solo per caso. Ieri, per esempio,
esempio, è arrivata una lettera a Antonio il panettiere, dove la sua morosa gli annunciava che era incinta. Porina te! Sì, porina la bella miseria! Guarda, e lei andava anche insieme a Giacomo Mangiafigli. Ha capito, è bella madonnina infilzata? Ma se è sempre allora... Sì, è vero, ci va all'oratorio, ma in compenso dopo e va dietro la piana del Gran Turco e lo sa lei che ci combina lì dietro. Ma guarda che lei insegna anche il catechismo in parrocchia. Sì, certo, e anche la Bibbia. E infatti era seguita la lettera, crescete e moltipliate. Non mi dà niente da bere, Olimpia. Oh, Olimpia, dagli qualche cosa da bere per piacere, se no questa va via più sta. Oh, un caffeino con un grappino può andar bene. Tutto buono, Olimpia. Arrivo, Taraffermo. Bono, grazie. Vorrà dire che domani e ripasso più volentieri a raccontarvi l'ultima novità del paese. Vi saluta Serafina, la postina gazzettina. Ciao, a domani. A domani, Lini. Ciao. Olimpia! E ci sono visite, pie donne in vista. O chi sarà ora? La regina d'Inghilterra è un pezzo di certo. Sarà la Geltrude, no? Che la manda al servizio assistenza anziani della parrocchia. Vieni, Geltrude, entra. Io vado di là a preparare il pranzo a Piero. Buongiorno, Piero. Buongiorno. Dette le preghiere del mattino? Un rosario e te paterave e gloria. Bene. E senta, ma l'ha ascoltata Radio Maria? Sì, al mattino appena sveglio, un senta almeno una mezz'ora di Radio Maria, un posto sta. Bene. Senta, bravo. E l'ha letta la pagina del Vangelo? Ma come potrei incominciare la mia giornata senza aver letto almeno una pagina di Vangelo? Bene. E senta, e la salute come va? Come ieri e come domani, sempre pieno di dolori. Oh, mi faccia vedere, o dov'è che gli fa male? È qui davanti. Ma gli fa male lo stomaco? No, e mi fa male in pino più giù. Più la pancia? No, un pochino più giù. Ma Piero, ma più giù dove? Qui sotto la pancia, avrei bisogno di un massaggino. Sporcaccione di un piede. Adesso ho capito dove vorrebbe essere massaggiato. Ma per chi mi ha preso per una di quelle? Vergognoso così. E guardi, che io sono una figlia di Sant'Agnese. E se quelle cose lì non sono mai toccate da giovane, un vorrà mica che... E invece voglio! E se lei è la figlia di Sant'Agnese, io sono figlio di San Biagio, io ho bisogno di un massaggio magari adagio. Chiuda quello! Chiuda quella boccaccia del peccato, Guardi, al massimo che posso provare la pressione. Ma che pressione? Io ci so di già in pressione. Si vergogni, Costi. Saranno almeno 30 anni che è menopausa. E invece no, cara Gertrude. Io in merlopausa non ci sono ancora andato. Quando vedo una bella donna e mi sento fluida dappertutto. Non saranno mica le piazzole tante volte, Olimpia! Olimpia! Oh, che c'è, Geltrude? Ma lo sa cosa ha avuto?
avuto il coraggio di chiedermi il tuo suocero? Oh, di misurargli la febbre? Di più! Di misurargli la pressione? No, Olimpia, di più! Oh, che cos'altro allora? Di mettere alla prova la mia virtù. Oh, e quale virtù? La virtù della purezza. Piuttosto che peccare, meglio morire. Veramente anche peggio morire senza aver peccato. Non l'ascolti, Gertrude, sto qui, non l'ascolti. Avanti. Per i morti. O quali morti, Battista? Quelli della parrocchia, no? Il nostro parroco vuol dire la messa a tutti. E la messa costa. Fiori, candele, luci, riscaldamento. Anime sante, anime purganti. Con questa offerta diventerete santi, amen. Forza, Pietro. Tiri fuori almeno un euro, su! Un euro? Ma che volete mandarmi in rovina e farmi precipitare nella miseria più nera? Ma lo sapete che un euro corrispondono quasi a 2000 lire? No. La mia Maria non aveva bisogno di messe. Lei era una santa davvero. Altre santa, anche martire per averla sopportata tutto il tempo della vita. Tieni, Battista, te li do io. L'anima della Maria volerà in cielo dritta dritta, senza fermate intermedie, al purgatorio. E con un euro garantito il viaggio di sola andata, tra gli angeli, serafini e rubini, dove si fermeranno per tutta l'eternità e anche dopo. Revis canti in pace. Amen. Gertrudina, ma io come farò con questo? Ti capisco. Ma quello ha ancora degli impulsi bestiali. Per me ci avrebbe bisogno ma di una benedizione speciale. Del parroco? No, del padre. Nini, ma se la benedizione del nostro prevosto costa 50 euro e sono quasi 100.000 lire, mi posso immaginare quella del Papa. Lascia perdere, Olimpia, lascia perdere, è meglio che me ne vada. Vado a portare il mio conforto a qualcheduno che mi ha satanato del tuo socio. Guarda te, chiedere proprio a me di fargli un massaggio da quelle parti. Oh, guarda, Adam, non ti ci mettere anche te, Secondo te dove vorrebbe essere stato massaggiato il tuo babbo? All'artrite, vedrai. Un dice sempre di avere ogni giorno l'artrite cerebrale. Ecco, Piero è l'unico all'artrite cervicale da un'altra parte. Che pervertito, che sacrilego, che senza Dio. Dorme il papauri. Oh, a me pare stia russando. Come va il lavoro in bottega, Damino? Ma non c'è male. Ma parla piano, perché se ci sente il vecchio è capace di aumentarmi l'affitto della bottega. E clienti? Ma sempre gli stessi. Pensa che è venuto Tonio a comprare un litro di vino per il suo babbo. E sì, che gli ho fatto, o come lo vuoi, rosso o bianco. E lui mi ha detto, è uguale, tanto il mio babbo è qua, diceva. E poi ne è venuto Giacomo, sai, Giacomo Disgrazia, a comprare un paio di scarpe. O che misura porti, Giacomo? Il 42. Ma dammi il 40. Ma per me, io glielo date, lui le prova, mi faccio, sono strette, ma non abbastanza. Dammi il 38, gliele do, le prova, per me doveva avere il cervello in trasferta. Dice, queste vanno bene, le prendo. No, io scusa, Giacomo, ma mi spieghi come mai porti il 42 e poi il 38?
vedi Adamo e ti dice: devi sapere che mio figlio è drogato, la mia moglie è scappata col trombaio, la mia figliola non se ne parli, che dice, almeno la sera anch'io quando ritorno a casa e mi levo le scarpe voglio provare un po' di soddisfazione. ho capito, come mai allora lo chiamano già un po' di disgrazia, vai. Poi mi è venuta anche la Pierina, la reginetta di bellezza del paese. La Pierina? Che voleva quella cattina morta? Voleva un paio di slip. Li avrà mai provati te? No, giuro sulla tua testa, Olimpia. Lo sai, io non farei mai una cosa del genere. Ma perché mi ha preso? Talis padre, talis figlio. Ma te pensa che ha voluto una misura così piccola, ma così piccola, uno sputo in cartagine quasi nell'etichetta. Oh, dimmi te, Olimpia, come si farà a pagare l'affitto del negozio a mio padre? Pensa che stamani, quando ho venduto un paio di stringhe da scarpe, l'unica vendita della giornata, non ho trovato una ragnatela di traverso sulla cassa. Dimmi te, se andiamo avanti così, sarò costretta ad andare davanti la chiesa a chiedere l'elemosina. Ma soprattutto, siamo costretti a mandare al Piero un commenda. In commenda ci andrete tre la tua Olimpia. Anzi, in commenda no, perché siete giovani, ma il manicomio sì, sai. Ah sì? E allora lo sai che le dico? Che da ora in avanti non si mangia più la minestrina di riso con la mortadella e la gazzosa, minestra di dado e un pezzo di pane secco. Avanti. E allora sapete, vi dico io, che è inutile che aspettiate che io muoia e per di più di fa, perché sulla casa e sulla bottega e c'è l'ipotenusa. L'ipotenusa, no? Quella cosa che le banche mettono quando si prende soldi a prestito. Ma mi vorrà mica dire che sulla nostra casa c'è l'ipoteca, eh? Sì, bravo, proprio quella cosa lì. E per di più, e vi ci resteranno da pagare anche tutte le rate che mancano. Ma siamo rovinati. Ma si può sapere perché hai chiesto dei soldi in prestito alla banca, eh? Per via di tua madre, no? Che discorsi. Per farmi povera Maria piccinina, per pagare le spese del suo funerale. Ma senti, non mi vorrà mica dire che per pagare un funerale c'è bisogno del mutuo della banca. E invece sì, intanto la cassa. Grossa com'era e ce ne voleva una doppia col giro vita e giro seno che aveva, povera la mia Maria, hanno dovuto fabbricarne una apposta, quasi come un armadio. E poi il loculo dove lo metti? Quattro non ho dovuti comprare, due sopra e due sotto. Domandala a Luciana per sentirsi non è vero. E la macchina per portarla al cimitero, siccome le balestre non reggevano, ho dovuto affittare un trattore con tanto di carro agricolo attaccato dietro. E insomma, spese su spese, per non parlare del letto, che l'ho dovuto far tutto sistemare, che dalla sua parte era tutto sfondato. Ora la mia Maria. E allora, da ora in avanti, nemmeno più minestra di dado e pezzo di pane secco. Solo pane secco e basta. E la gazzosa? Niente, l'acqua della cannella. E basta. Avanti. Sono vinto da Vespa. Ciao Vespa, perché cosa è stavolta, Battista? La vestua per la festa del patrone. O quale patrone? Quello della parrocchia, vedrai. Sì, San Vagabondo, martire. Il nostro parroco vuol fare un gran festone e ha bisogno delle vostre offerte. Ma ancora soldi? Per forza, deve pagare i preti forestieri, la banda, le luci sul campanile e anche le messe andate. Forza Piero, stavolta l'euro deve acciare a lei, eh? Un euro
Pensa, Battista, che sono così povero, ma così povero, che per cena posso permettermi soltanto minestra col dado, un pezzo di pane secco e l'acqua della fontana. Domandalo a mia Olimpia per sentirsi un vero. Tieni, tieni, guarda Battista, te li voglio dare io dei soldi, vai. Grazie Adam, il santo protettore veglierà su questa casa e terrà la sua mano sulla vostra testa. Pace e bene ai suoi abitanti. A me però sembra in questa casa non ci sia né pace e né bene. Ciao bella gente. C'è una riunione familiare. Oh, come sta il mio amico Piero, eh? Vieni, vieni, Geremia. Per fortuna sei arrivato tempo in a tenermi compagnia, Senti, Olimpia, io vado. Magari è venuto qualcuno giù in negozio. Che vai a levare ragnateli dalla cassa? E vengo anche io, Adamo. Che va a preparare il dado? Sì, e l'acqua della cannellina. Siediti, siediti accanto al tuo amico Piero. Vieni, Geremia, lo vedi come son messo in questa casa? Lo vedrò. E ce l'ho tutti contro di me. Olimpia, Adamo, persino la Gertrude, quella figlia di Sant'Agnese. Trattano noi anziani come se valessimo quante il due di coppia. E lo vedo anch'io in casa mia. È come se non esistessi. Già è tanto che non mi diano belle e chiaro che do fastidio. Un giorno vado da un figliolo, quell'altro giorno vado dalla figliola. Lo sa come va a finire, Pierino? Che un giorno mi rifino all'incommenda e ita missa este. E sì, per Dio, che ho rallevato 7 figlioli, ma loro non riescono o non hanno voglia di allevare un padre, capito? Vergogna, vergogna grossa. Quando c'era mi pora Cesira, allora era un'altra vita. Me la ricordo, era tu pora Cesira. La chiamavano Cesira la stecchita. Era così secca che uno stuzzicadenti era più grosso di lei. Ma lo sai, Pierino, e quando gli si è fatto il funerale nella casa da morto ci è toccato metterci 3 o 4 mattoni? Se no, quelli che la portavano via erano capaci di dire che gli davo da mangiare, capito? Invece io da mangiare e glielo davo. E glielo dicevo sempre, mangia Cesira, mangia! Ma lei ha visto mi faceva, una fame, Geremia! E io me la spronavo, dicevo, guarda lì, secondo me se un mangi un giorno quando vado a pescare e ti uso al posto del verme, eh? Non viste brizzole con la mia Cesira. Quando si era a letto poi se ne stava attento, ma lo sai, e mi infilava il gomito nelle costole? 3 volte mi ha bucato il polmone, Quando poi me la portavo a farsi i razzi, basta metterla contro sole e si vedeva gnosa. C'aveva quel pigiama a righe e gli si vedeva una diga soltanto. Ma lo sai, per io te la voglio raccontare. Un giorno un imbollò un'oliva tutta intera, che quando si sortiva fuori quelli che la vedevano e pensavano fosse incinta di 6 mesi. Poveretta, e c'aveva il tirolo che le funzionava troppo. Quale tirolo, Geremia? Quello dei tedeschi? No, è quella ghiandola che ci sa di traverso nella gola, no? Ma che tirolo? La Tiroli devo dire, no? E c'aveva tutti gli esami sballati. Il TG1, il TG2, il TG3. Magari anche le T4. Pier, qui però, prima o poi, e ci dobbiamo ribellare, eh? Sì, bravo Geremia, dici proprio bene. Bisogna fare qualche cosa per dimostrare che si vale ancora qualche cosa anche noi. Qui ci vuole un piano per la riscossa. Bandiera rossa, trionfila. Ma che c'entra la bandiera rossa, via! Ma mi è venuto così bene, voi c'entra. Intanto dobbiamo fare in modo
per cercare che Olimpia, la tua nuora tanto graziosa, ti tratti meglio, ecco. Sì, e che gertrude quella santarellina, non abbia sempre lo stronzo sotto il naso, quando viene qui da noi perché la manda alla parrocchia per sentire come stiamo, e che tutte le mattine quando mette piede in questa stanza non mi rompa più le scatole con quella Radio Maria, perché io ne posso più. Avanti! Sono vi per la Vespa. La Vespa per che cosa, Battista? Per la Vespa per le missioni. O quali missioni, Battista? Quelle della Chiesa. Il nostro parroco ha detto che gli servono soldi per mandare a negretti dell'Africa nera che muoiono di fame. Ho ordinato in farmacia 100 scatole di pastiglie, di quelle che prendono le donne per non mangiare, per diventare madre. Insomma, ha detto che se anche questi prenderanno queste pastiglie non avranno più fame e potranno fare a meno di mangiare. Furbo, no? Questa mi è proprio nuova, questa io non l'ho sentita, guarda. E nemmeno io, E allora, Battista, se del fa, riprendi le tue scatole e levati dalle scatole. Anzi, devi dire al parroco che se un giorno decidesse di fare la questua per i pensionati del paese, che venga qua, che 50 centesimi li daremo anche noi. Glielo chiedo. Va bene, io vado. Però, ricordate che avrete sulla coscienza per tutta la vita i missionari che verranno sbranati dai negretti dell'Africa che hanno una gran fame. I negretti dell'Africa, altro i negretti dell'Africa, ci vorrebbero un bel paio di belle negrettine per noi, per Piero e per Geremia. A proposito di cosa? Di negrette? No, di negrette no, ma di bianchine sì. Oh. Tira fuori leva dalla credenza. Io pensavo che in questa casa esistesse soltanto l'Adamo, ma che ci fosse anche l'Eva o che si nasconde nella credenza. Il giornale, piccione! Eva, dove ci sono le fotografie delle donne più belle del mondo? Dove tieni sti giornali? Nella credenza! Chi? Penthouse! Stoppe! O qui che c'è? Playboy! Questo! Eva, eccola lì! Eva! Oh! È questo! Vieni, vieni! Se arriva la mia Olimpia, vada di farlo sparire subito. Perché lei deve pensare che io sia mezzo paralitico, capito? E quasi totalmente incapace di intendere e di volere e nella pace dei sensi, da almeno 20 anni. Oh via, giù, altrimenti quella non mi vuole più fare la serva, capito? Ascolta, vai a pagina 16. Pagina 16, ma qui annunci patrimoniali. Matrimoniali? Ma leggi meglio, via Geremia. Ah, annunci matrimoniali. Oh, annunci matrimoniali. Via, su, avanti. Ma dici che magari qui ci possiamo trovare qualcosa anche per noi? Senti, se codesti spendano tutti odesti soldi per mettere l'annuncio nel giornale e se ne hanno più voglia di noi. Andiamo, andiamo, vai avanti e leggi. Allora, senti, bionda quarantenni, vedova da ben 2 mesi, gradirebbe conoscere Macio. O cosa vuol dire Macio, Pier? E si tratterà di un errore di stampa, Avranno voluto scrivere Bacio. Magari Cascio? Ma che cacio, Geremia, se volevano un pardetti di stracchino, lo mettevano mia nel giornale. No, no, e poi sta a 40 anni, figurati. È troppo giovane per noi. Per noi ci vorrebbe una.
comuna delle sa della Geltrude. La Geltrude? Non farti venire delle brutte idee, Piero. Per trovare una come la Geltrude basta andare a roviscare nella discarica. E poi quella che conosce la lussuria ma come io conosco il caviale, eh? Cancella, va avanti, va. Io cancello. Allora, cinquantenne disinibita. O cosa vuol dire Piero disinibita? O che m'ha preso per il professore disinibita? Magari avrà qualche difetto fisico. O magari c'ha gli occhi a scattolino. O magari è zoppa. No. Meglio questa. No, per l'età ci siamo, ma con quel difetto lì non c'è niente da fare, se passa a quell'altro. Sì, passa al terzo, guarda. Ecco. Attendevi la tua gattina. Ma quale gatta, Piero? Così vede l'avrà persa, no? Anche la mia, che scappò di casa, è stata via 3 giorni, è tornata stanca, affamata e incinta. Ma io non sono mai andata a metterlo nel giornale. Cancella anche questa, vai a quella dopo. Sì. Oh, Piero, questa va bene, sia per te che per me. Oh, che vuoi? Vivi della metà? O per me o per te? Te leggi, poi lo decido io a chi te. Oh, senti, sessantenne bella presenza. Vedo. Con grosso conto in banca. Ecco. Anelerebbe? Oh, che vuol dire Piero? Anelerebbe. Ma codesta Geremia è facile. Anelerebbe, no? Vuol dire che cerca qualche duro e gli regali un anello. Ce l'hai te? Ce l'hai? E ce l'ho sì. Io c'ho quello della mia povera Maria piccinina. E te invece? No, ce l'ho anch'io. E c'ho quello della mia povera Cesira, no? Allora fine qui ci siamo, va. Sessantenne bella presenza, vedo, con grosso conto in banca, anelerebbe incontrare ricco industriale. E ci siamo, Piero? Sì. E ci siamo. È fatta su misura per noi. Ha 60 anni, e questo va bene. Ha un grosso conto in banca, e questo va bene. E la terza cosa non va bene, né te siamo ricchi industriali. Guarda, Piero, è vero, ma come te le ossa le vedi bene, te? Detta a me, ascolta, rimetti Eva nella credenza, va. Vorrà dire che continueremo domani, per oggi continueremo a essere single. Sì, però qui e ci vuole un piano. Senti, Geremia, io un piano proprio non ce l'ho. Anzi, per essere precisi non c'ho manco la età. Sì, che figurati, guarda. Un piano per la riscossa, no? Bandiera rossa, trionfila. E dagli questa bandiera rossa. Aspetta un po'. Ma cosa diresti di fare uno scherzo alla Geltrude? Che tutte le mattine arriva nella casa di entrambi a rompere. Ci siamo belle capiti e cosa? Via! È meglio pensarci subito. Ma che facciamo? Dici di strangolarla? No, non esageriamo. Allora però potremmo fare qualcosa di più diabolico. Vedi, la Geltrude in fondo non è cattiva. Anche se quando ci si mette anche simpatica. Però gli manca proprio la vocazione cristiana. Rifiutare un massaggio a un povero vecchietto che è quasi giunto ormai alla fine dei suoi giorni. Oh Piero, ci sono massaggi e massaggi, via, ma un po' mi pretende te. Ma poi guarda quelle cose lì, guarda, è meglio domandargli, fa più bella figura, te lo dico io. E poi guarda che vecchi e si diventa dopo gli 80, e te ne parecchi di meno. Allora senti, io c'ho belle pensate, uno scherzo se lo merita proprio. Mi è venuta un'idea, vai nella credenza, prendi un foglio e una penna. E questo? Sì. Vieni, te scrivi e io ti detto, chiaro? Sì, chiaro. Vivo. Mi raccomando, Geremia, scrivi in bella calligrafia come quando si andava a scuola.
Veramente a me la maestra mi ha sempre detto che scrivevo come le zampe delle galline, eh? E allora vada se ti sforzi di scrivermi. Una parola. Cara signorina Gertrude. Gertrude. Quando la vedo passare. Quando la vedo passare. Sulla strada. Sulla strada. Vicino a muri. Muri. Il mio cuore sbatte come se avesse visto il lupo. Il lupo? Non mi sembra molto gentile, guarda. Allora cancella. Quando la vedo passare sulla strada vicino a muri, il mio cuore sbatte come la coda di una lucertola che quando qualcheduno gliela taglia, ci sei? Che quando qualcheduno gliela taglia continua a muoversi lo stesso, punto. Non ho il coraggio di dirci che mi piace un casino. Veramente casino non è una parola molto bella, Piero? Ti ricordi quando, eravamo giovani? Saranno passati 2000 anni, Geremia. Allora cancella, via. Che meglio, guarda. Non ho il coraggio di dirci che mi piace un bordello. Quella parola lì, Piero, è brutta come quella di prima, guarda. Allora cancella. Certo, Geremia, e se continui sempre a interrompere va a finire che mi blocco, eh. Oh. Non ho il coraggio di dirci che mi piace e basta. Oh. Quando guardo i suoi occhi voluminosi. Ma non è meglio scrivere occhi grandi? Ma io non volevo mia di occhi grandi, eh. Ora aspetta, mi viene la paura. Luttuosi, ecco! Ora metto. Ma perché, Piero? E sono in lutto? Ma che? Ha detto gli occhi luttuosi? No. Voluttuosi! Vuol dire che quando le guardi ti senti un calore dappertutto, no? Vuol dire che ti fanno venire la febbre? Ma no, a me! A chi scrive la lettera, accidenti! Questo non è per niente vero! La lettera la scrivo io! E quando vengo la Gertrude, a me mi vengono i brividi lungo la schiena! Capito? Andiamo avanti, Geremia, se no questa lettera non si finisce nemmeno quando siamo morti, te lo dico io. Siccome so che lei è una donna di Sant'Agnese, pura, casta e immacolata, gli faccio rispettosamente sapere che anch'io non ho mai toccato la pelle di una donna. Guarda, Piero, che la pelle delle donne è uguale a quella degli uomini, eh? Guarda, Geremia, che se non tieni chiusa quella dentiera è un pasticcio qui, te lo dico io. Che fatica, ragazzi. Oh. Ha scritto? Sì. Guarda, Geremia, che questa frase che ti ho detto ora è un'anfora, Più che un'anfora, a me la Gertrude e gli pare un'acciuga. Ma che la Gertrude, te non hai capito, la frase dicevo. Ora non mi viene come si dice, una metafora, ecco. Boh, se lo dici te, che sei più istruito di me, io però questa parola non m'ha sentita, ecco. Guarda che io e sono arrivato fino a un quarta, abito no? Sì, e io in seconda, e lì ci sono rimasto per 3 anni. Dopo il mio babbo mi ha portato con sé in campagna. Quale campagna? Quella di Russia? No, nel campo, dove ci sapeva il gran turco le barbabietole, capito? Dai, continua a scrivere, Geremia, forza, sbicciamoci. Se no questa lettera non si finisce più, te lo dico io. Oh, vai. Allora, la mia mamma mi diceva di non sposare le donne bionde che sono tutte vagabonde. O che va dicendo? La canzone fa così, Ma io volevo dire un'altra cosa. La mia mamma mi diceva
che dovevo maritarmi con una donna come lei. Come la tua mamma? Come la Gertrude, no? Certo che il fatto di gusti la tua mamma era un po' scarsa, eh? Con una donna proprio come lei, bella, avvenente. Ave cosa? Avvenente. Ah, credevo Ave Maria, ha visto? È così religioso. Avvenente, con turbante. Gertrude con turbante. Ma se non mi ha visto nemmeno il cappello, andiamo. Con turbante, ho detto, con turbante. Ah, dici che la Gertrude c'ha il turbo, via, come le macchine. Ci stai zitto, Geremia, per piacere. Ah, io senti, guarda, un pallo. Ma. Dove siamo arrivati? A turbante. Insomma, io ci domanderei di convolare. Volare dove? Con l'aeroplano? Mamma mia, che paura! Ci domanderei di convolare a giuste nozze. Oh, punto! Mamma mia, ma fa durare una fatica da morire. A fa che? A tirare insieme tutta questa frase, no? Che discorsi? Allora, scrivi. Bisogna tutte mirarla una volta sta lettera, Oh, si accetta. Accetta? Che parola difficile! Uno so se la capisce! O nel meglio digli un'altra parola, più comprensibile. O quale, per esempio? Magari accetta, la capisci. Ci si potrebbe scrivere scure, no? Ma che mia bella accetta lì, quella per le legna! Accetta, voce del verbo accettare. Ma capito testoni o no? Se lo dici te che hai fatto la quarta? Se accetta, l'aspetto nella casa di Piero durante la sua visita della settimana. Il giorno... Che giorno è oggi? Sabato. No, il giorno della settimana, è il numero! È il 24, perché il 24 mi arriva la pensione! Allora, l'aspetto a casa di Piero durante la sua visita della settimana il giorno 25 alle 17 precise spaccate. Con tutto il mio amore spampanato, l'uomo misterioso. Punto. Oh, va bene così. Va proprio bene, guarda, benissimo. Ma c'è una cosa che non mi guarda. Domani alle 5 in questa casa ci sarai te. Ma l'uomo misterioso, ma chi sarebbe? Senti, Battista, a questo ci penseremo domani, perché a quest'ora il mio cervello ha esaurito la benzina. Permesso? Avanti! Sono Vippe la Vespa! La questa per che cosa ancora? La vestua per il batacchio delle lampane. Per il batacchio delle lampane? Sì, per il batacchio delle lampane. Il nostro provosto ha detto che a forza di suonarle al mattino, al mezzogiorno e alla sera i batacchi si aggiungono e si devono cambiare. Bella! E magari la prossima volta vi passi a fare la cerca per le corde delle campane, via! No, per questo no, c'è l'impianto elettrico. Ah. Al massimo farà una nuova, questo per pagare la corrente. Ascolta Battista, noi oggi nel borsello abbiamo solo cartelle da 500 euro. Ripassa domani alle 5 precise. Vedrai che ti faremo una generosa offerta. Oh, mi raccomando però, devi essere puntuale. Alle 5 spaccate, perché noi, vero Geremia, abbiamo molto a cuore il batacchio delle campane. Anzi, devi dire al parroco di mettere due batacchi per campane, così si consumeranno di meno. Va bene, va bene. Allora domani alle 5 precise non fatemi aspettare. E siate generosi, vi saluto.
questo Geremia? Ho capito benissimo, non sono mica scemo. Abbiamo trovato l'uomo misterioso. As if you were a child, smile. Internet era tutta la cosa, ridai tre punti e si impascerà le quadri, caro Pierino. Nel gioco sono proprio fortunato, ma nell'amore no, ma pregarbate le donne belle. E sono andata a sposarne una che d'inverno pesava 30 kg. Oh, perché proprio d'inverno? Perché c'aveva il cappotto. Se no, avrebbe pesato ancora di meno. Anche perché nelle tasche, se no il vento se la sarebbe portata via, sai? Via il contrario. Ho sentito una mano. Snella, schnizza, e so andata a pigliare la mia Maria 140 kg. Costume? È destino, Piero. È proprio destino, Geremia, te lo dico io. Avanti. Si può entrare? Vieni, vieni avanti. Eccomi, signore e signori. Serafina Agostina entra nella vostra casa e vi porta le news del giorno. È arrivata la pensione, Piero! Vedere, vedere, qua! Porca miseria, non c'ho gli occhiali! Ragazzi. 420 euro e 50 centesimi! Miseria, oh coglioni! E mi hanno cresciuto 50 centesimi! Se si va avanti così, tra 45 anni arriva a 500! E allora, caro Geremia, che ci daremo alla pazza gioia! Donne a volontà! Prendo subito l'aeroplano, vado a Cuba e porto a casa una cubista. No, io mi prendo una ceca invece, sai? O perché fai una ceca? O ne meglio una muta, almeno ti rompio le sue chiacchiere, no? Una ceca, Piero, viene della Cecoslovacchia, no? Oh. All'estero c'è maggiore scelta. Sì, ma poi e si potrebbe sapere che li faresti voi due a queste donne? Sì. Intanto andremo a consultare subito l'enciclopedia medica per riordarsi un po' i nomi soffatti. Sì. Poi le prenderemo per mano, le guarderemo intensamente negli occhi e dopo, Piero, dopo... E dopo, Geremia, dopo... Ascolta, io a pensarci bene me lo riorderei, sapere che faceva la mia Maria. Senti, ascolta Piero, forse è meglio lasciar perdere e accontentare le donne e accontentarsi di un bicchiere di vino e di mezzo sigaro, A proposito di vino, io direi di dargli un gottino. Ma ascolta, bello capito, o Geremia, per piacere, tira fuori dalla credenza un bicchiere e dà un pochino di vino a Serafina. O ma poino è appena un dito, altrimenti la mia Olimpia è capace di pensare che me lo so bevuto io. Buono, proprio buono, ma buono. Oh, stamani
e sono andata da Gertrude a portargli una lettera. Ma lei, quando gli chiedo di offrirmi qualche cosa da bere, e mi dà altri, l'acqua della fontana, e a me quella, e mi fa schifo. A chi? La Gertrude? Ma che Gertrude, mi importa sta di Gertrude, l'acqua mi fa schifo, l'acqua. Allora via, se sei andata da Gertrude vuol dire che c'è una posta, Certo, una lettera. Oh, a proposito di Gertrude, udite udite, squillino le trombe e rullino tamburi. Gertrude e c'ha un ammiratore segreto. No, proprio lei? Sì, proprio lei. Nella lettera c'era scritto: lei è una donna bella, avvenente, col turbante. Ma per me, quello lì che l'aveva scritta, e doveva venire anche lui dalla Cecoslovacchia, insomma, e doveva essere cieco. Certo, te come postina fidata, la posta, e te la leggi proprio tutta, lì. In posta non si muove foglia che Serafina non voglia, Per forza, e le devo controllare le lettere. O se dentro ci fosse una bomba, oppure quella polverina che quelli del villadro e mandavano in America, quella con l'antraciti. Un facevano un tempo a usarla, vedi, zaccheti, passavano subito all'oltretomba. La mia è una missione per il bene dell'umanità. E la firma? Ma quale firma? Quella sulla lettera della Gertrude. Accidenti, con tutta la mia buona volontà, non era mica tanto facile da leggere. Era scritto alle zampe di gallina. Di sicuro quello lì che l'ha scritta e doveva essere un pochino inalfabetico. Volete scommettere che questa è la volta buona che Gertrude si sposa? Ah, no, è una donna troppo di chiesa. O che c'entra? Non si è forse sposato anche quel monsignore nero? O come si chiamava? Monsignor Mandingo, già. Se no quel cardinale di quella telenovella. O come si chiamava, Piero, Uccelli di Rovere, ci sono. Grazie del vino e a domani. Serafina Agostina, altrimenti detta il segreto è il mio mestiere, vi saluta e se ne va. Allora dobbiamo solo aspettare per vedere quello che succede. Io dico però che la Gertrude non ci ha. E io invece credo proprio di sì. Anche la donna più dura in fondo c'ha un cuore tenero. O che ora è? Un quarto alle cinque. Fra poco sapremo la verità. Io è meglio che me ne vada. Tu, quando arriva Gertrude, fai finta di dormire. Dopo ti racconterai per filo e per segno com'è andata. Va bene. Ciao, mi raccomando, Piero, mi raccomando. Ciao, Geremia. Oi. Va. Guardalo te, che bella vita, mangiare e dormire e mangiare. Oh, che è questa busta qui, Adamo? Zitto, è la pensione, zitto, figlia all'assegno e corri a riscuoterlo in banca, vai. Come va il lavoro in bottega, Adamino? Ma poca gente e poca roba. Se non fosse stato per la Gertrude, guarda che oggi si sarebbero formate davvero le ragnatelle di traverso la cassa. La Gertrude? No. O che voleva la Gertrude? Ma se per me deve essere diventata matta, deve essere la menopausa. Che pensa che è venuta a comprare 12, ma dico 12.
flaconi di intima di Carinzia. Intima di che cosa? Intima di Carinzia. Oh, oh, che è questa roba ostiata? È Olimpia, è un prodotto igienico. Come la carta igienica? Sì, però è usata da un'altra parte. E da quale parte? Diciamo un pochino più davanti. Ho capito, Adamo, è un dentifricio. Meglio, meno male che lì però non ci sono denti, Hai capito te, la Gertrude, come l'aveva mia detto e c'aveva la dentiera, Ma non è nemmeno finita qui. Oh, che cosa ha comprato ancora? Ha comprato un profumo. La Gertrude che compra un profumo? No. E costa di tutti. Baciami tutta dell'Oréal de Paris. Per me deve essere proprio la menopausa che l'ha preso il cervello. Ma guarda, proprio ieri mi diceva che aveva delle scalmane così forti che sentiva il fumo usciti dall'orecchio. E non è finita. Raccontami, Adamo, lo sai quanto mi garbano pettegolezzi. Non ha comprato anche un tanga. Il che è il tanga? O che sarebbe questa cosa che si mangia? No, è una specie di mutanda, Olimpia. Veramente io le mutande le ho sempre chiamate mutande. Ma queste sono diverse e sono fatte con due spaghi e basta. Che sfacciata che vorresti dire che fa vedere tutto, via. Senti, Olimpia, io sinceramente una donna con tanga un l'ho mai vista. So soltanto che quelle che porti te da mostrare un mostrano proprio niente. Anzi, ascolta il tuo Danilo, mettitele ancora un pochino più lunghe, così non fai vedere nemmeno la cellulosa. E poi? Ma poi sei finita qui? C'è dell'altro, non è finita. Non è finita? No. Pensa che ha acquistato anche un reggiseno bella. Che sfacciata che! Mi vorresti dire che al posto del reggipetto lei si metterebbe due perline, una di qua e una di là? No, la perla è la marca del reggiseno. Chissà come mai l'hanno chiamato così, Io lo so, forse perché chi lo vede dirà per la miseria che stomaco c'ha quello. Aspetta, Adamo, via il resto e me lo racconti dopo. Ma pensa te, quella figlia di Maria, le perle, il panga, l'Oréal de Paris e il dentifricio di Arinzia. Insomma, ascolta, Adamino, io ora vado in banca a versare la pensione, a riscuotere la pensione del tuo babbo. Te ritorna in bottega e io vo anche a comprargli la gazzosa, E anche un quartino di rosso, magari, E il vino a lei le fa male. Un niente vero, queste sono tutte bugiarderie. Quando hanno portato Serafina all'ospedale, che si è sentita male, per farla rinvenire, l'hanno dovuto fare una flebo di Chianti. E te, invece, ricordati che con tutta questa gazzosa mi farai venire il diabete nell'urine. Chissà come sarà dolce il pannolone, Stai attento alle formiche. Andiamo, Adamino, sono belle le 5. Permesso? Ma insomma, non c'è nessuno? C'è il Piero! Senti come russa! E adesso io cosa faccio? Svegliarlo! Ah no, proprio non mi fido! Quello è capace di darmi il bastone in testa! E adesso chi mi mette i soldi dentro la scatola? E se soldi non ci sono, come farà il nostro parro a cambiare il batacchio delle lampane? Piero! Pierino! Sì, ciao! Questo non lo sveglia neanche una bomba atomica. Magari per farlo dormire gli avranno dato una pastiglia di tambro.
Permesso. Posso entrare? Sono le 5 ed eccomi qua. Ma te, Battista, cosa ci fai qui? Non vorrai mica dirmi che... No, no, non è possibile. Non vorrai mica dirmi che... Ma veramente io non voglio dire proprio niente. Hai ragione, Battista. Per te ha parlato la penna. Ma guarda, Gertrude, che io dipendo solo quella sul cappello di bersaglietto. Dai, Battista, apri il tuo cuore alla Gertrude. Tiralo fuori dal tuo petto villoso. Piano, piano, vorrei solo questo, piano. Ma che uomo spiritoso. Ma io ti conoscevo mica così, eh. Ma se ci conosciamo fin da quando andavamo alla... Ma adesso siamo grandi, via. Anche un po' maturi, Dai, Battista, di a Gertrude, cos'hai nella testa, cos'hai nel tuo corpo, cos'hai nel tuo cuore? Un bataccio! Un che cosa? Un bataccio! Battista, o che sarebbe questo e il modo di fare una dichiarazione? Ma non ti sembra di correre un pochino troppo? Veramente io ho un paio di calli sul dito del piede. E dimmelo tu se riuscirei a correre. Una volta magari, quando ero bersagliere. Senti, Battista, ma tu quando mi guardi non senti niente, non senti suonare le campane. Ma se non c'è il bataccio non posso! Non tiriamo la fanta alla lingua, eh. L'hai scritta te o no questa lettera? Guarda, che io non ricordo il tempo che scrivo una lettera. L'ultima volta l'ho scritta alla Befana, fa conto tu. Ma allora cosa c'entra il batacchio? Di che batacchio parli? Di quello delle campane, no? Io sono in giro per le case a fare la vespa, proprio per questo. Ma allora deve aver sbagliato. Ma sbagliato che cosa? Il bersaglio. Ma senti, ma qui prima di te c'è stato qualcun altro? No, c'era solo il Piero. Piero? Guarda, è questa casa sua, eh. E non è un caso che lui sia visto. Ad ogni modo, io ho già capito che qui i soldi per il bataccio delle campane non le prendo. Ciao Gertrude, io vado a fare un altro giro. Ah, proposito, e in quanto al bersaglio, cerca di trovare quello giusto. Però io ancora continuo a non capirci niente. Nemmeno io ci capisco più niente. Lui, Valeria, parlava chiaro. Via le 5 avrei dovuto trovarmi in questa casa. Ma sono arrivata puntuale, ma ho trovato solo Battista col suo bataccio. Ma quello mi pare proprio non sapere. E poi qui c'è altre, Piero, che russa come un trattore. Calma, 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 Gertrude, eh? Calma e sangue fresco. Prima di tutto io non sto russando, ma al massimo è il rumore dei miei pensieri che stanno dirompendo nella mia testa, come l'Etna, laggiù in Calabria, o insomma giù di lì. Accidenti, come sei tirata al lustro! O che vai alle nozze, oppure a un funerale, oppure alla processione di San Vagabondo Martire, patrono della nostra patria. Senta, Piero, apra bene le orecchie, ma lei non sa nulla a proposito di qualcuno che mi ha scritto questa lettera. Ma che posso sapere io che sto tutto il santo e benedetto giorno inchiodato in questa stanza? Ma eppure la lettera e parlava chiaro, eh? Io alle 5 avrei dovuto trovarmi proprio qui, eh? Sign-
signorina Gertrude, vede, io non dovevi, ma lei è una donna così buona, così onesta, così... Senta, Piero, smettiamola con tutte queste parole e mi dica piuttosto quello che sa. Insomma, non è mia tanto semplice dirlo, è un segreto, E che cosa ci vorrebbe per sferrare questo segreto? Magari un massaggino. E dove lo vorrebbe questo massaggino? Dove vuoi tu? Senta, Piero, ascolta, io e le massaggio anche l'ombelico, ma lei mi deve dire la verità. Parola d'onore? Sì, parola. Allora, insomma, il tuo spasimante, la lettera, l'ha scritta proprio in questa stanza. Davvero? Ma allora lei sa chi è? Oh, ma almeno è un bell'uomo. Bello? Altro che bello, anche di più. Ha presente Ridge Forest e The Beautiful? Anche lei. Vado avanti, vado avanti. Mi sento prudere da tutte le parti, guarda. Ok, alla valicella c'è tu. No, no. Allora, è le piattole? No. E poi di Sant'Antonio? No, Piero, è l'emulsione, l'estrema unzione. Oh, no, no, devo calmarmi, perché io non so più quello che dico. Ma alle 5 doveva trovarsi qui. Sarà in ritardo, ma scommetto che anche lui muore dalla voglia di conoscere. E si deve essere fermato a dare una controllatina a suo miliardi in banca. Miliardi? Ma allora un riccone? Credo, altro è ricco, ancora di più. Però è uno che ha soldi, non gli dà una grande importanza. Lui è solito dire, i soldi non fanno la felicità, ma aiutano a sopportare meglio l'infelicità. È giusto, giusto, parole sante, che uomo. I soldi fanno tanto, l'amore fa tanto, ma i soldi fanno ancora di più. È giusto, giusto, parole sante, che uomo. I soldi non fanno la felicità, dice lui. Non si può essere felici senza soldi. È giusto, giusto, parole sante, che uomo. Ma io ho già una gran voglia di conoscerlo, E deve essere qui da un momento all'altro, Permesso! Eccolo, eccolo, ha sentito! E deve essere proprio lui. Ascolta, zitta, io non ti ho detto niente. Anzi, vieni con me. Guarda, nasconditi qui dietro a questa pianta e ascolta bene quello che dirà, Zitta! Avanti! Allora, Piero, ci sono novità? Hai saputo qualcosa della Gertrude, Quello che so di certo è che ha ricevuto la lettera che gli hai scritto proprio te in questa stanza, quella dove gli scrivevi che era bella, avvenente, col turbante, insomma tutte quelle cose lì. Perché sei stato te, vero Geremia, a scrivere quella lettera, o mi sbaglio? Certo che sono stato io. Ascolta, lo potresti ripetere quello che ho appoggiata, perché oggi mi fate essere più sordo del sole. Certo che sono stato io a scrivere quella lettera. E che provavi per lei tutto quell'amore spampanato e che sei l'uomo misterioso, dillo, dillo. Ma che questo è vero, E allora, caro Geremia, devo farti un grande annuncio. La tua anima gemella è qui, in carne, pelle e ossa. Vieni Gertrude, vieni! Qui c'è qualcosa che non mi quadra, Ciao Gertrude, che ci fai te nini da queste parti, Cosa ci faccio io? Dovresti essere te a dirmi cosa ci faccio io qui oggi. Ascoltami bene, uomo misterioso, parliamoci chiaro. L'hai scritta te per caso questa lettera dove dicevi che ero bella, provocante? Veramente quell'ultima parola lì io non ce l'ho scritta nella lettera. Guarda che in ogni modo la lettera l'ho scritta mia io. Io l'ho scritta in bella calligrafia, sì, ma me l'ha dettata lui, Ma allora questa è una congiura, Giura su tutto quello che vuoi, che è stato lui ad imbastire tutta questa storia, Nini. Ma perché? Che cosa ho fatto di male?
Illudere così una povera ragazza che di colpo aveva pensato di aver trovato il suo principe azzurro. Ora ragazza, poi ne esageriamo tanto. Anche te e devi avere la pelle un po' dura. E invece no, guarda, mi sono messa un chilo di crema. Quella ungi me e scaldami, va bene? Oh, guarda se questo è il modo di fare. E adesso cosa farò? Vuol dire che ti emetterà un'altra crema. Quale? Quella che si chiama ritorna come prima e stavi lei. Ma non è giusto però. Tutti hanno qualcuno che gli fa compagnia per camminare insieme, per mangiare insieme. Per andare a letto insieme. Per andare a letto insieme. Oh Piero, ma oh, che mi fa dire? Che ci sarebbe di male, sentiamo? Poi no. E tanto anche se fosse poi manca la materia prima, sicché. Ascolta, magari non sarà di prima, ma di seconda si. Ma non capisco. Diglielo te, Geremia, com'è Piero, come sono io, forza! Ma proprio vecchio vecchio no! Ecco. E nemmeno suonato, e nemmeno rimbambito, e nemmeno sclerotico. Sai, te lo voglio dire, neanche scemo! Però ci vorrebbe una fiammata, ci occorrerebbe una scintilla, un incendio boschivo. Basterebbe che qualcuno si sedesse qui vicino a me, mi prendesse la mano. Magari due massaggi. Dove? Ma dove dici te, Pierino? Cosa ne pensi, Gertrude? Se ho ben capito. Ah, capito proprio alla perfezione. Geremia, scusa, e ci può andare di là un momento? Volentieri, capisco. Ora ce la privaci. Ce la privaci. Qui. Senti, Piero, ma avresti davvero delle intenzioni serie? No, perché io bisogna che ci pensi, Ma pensare a che cosa? Guarda che io funziona ancora tutta la perfezione. Ho ancora i miei mormoni che vanno un direttissimo. Ma che a me sai, Pierino, mi sembra di avere le mie avarie che vanno ancora in giossa. Magari e si potrebbe avere anche qualche figlioletto. Già mi sento chiamare mamma. Ora ne esageriamo tanto, magari nonna. Dopotutto anche te è una mia tenera età, Ascolta, ma la menopausa? Ascoltami Gertrude, ma ci sei mai stata dal ginestrologo? No, guarda, piuttosto morire. Allora sei proprio... Come mamma m'ha fatto, e te Piero come sei? Sono come San Daniele, sono dolce come il miele. Sono come Santo Ronzo, qui mi trattano da stronzo. Sono come San Pancrazio, questa vita qui è uno strazio. Sono come San Clemente, tornerò indipendente. Sono come San Paguro, io li manderò a fronte. Sono come San Caglioni, non mi rompan più. No! Sono come San Francesco, non lo so se ci riesco. Anzi, a dire la verità, non mi ricordo come si fa. Come la tienda, Gertrude. Che sarai oggi? Come una scatola di miele, Gertrude. Che sarai di penetrare nel mio cuore.
credano che io sia già in partenza per l'Eternità. E invece gli combinerò un bello scherzetto che vedrà se lo ricorderanno per un bel pezzo. Geremia! Geremia! Accendi la radio! Oh! Vieni Gertrude, te lo faccio vedere io chi è davvero Piero. Subito alla svelta. Ascolta, io non ho bisogno delle pasticche del cuore e né tanto meno del Viagra, perché il Piero è in pressione, proprio come un treno a vapore. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù. Quando vedo Gertrude qualcosa mi prude, va con un cannone. Volare! Sono qui per la bestia, La questo per che cosa stavo? Per i russi. Ancora? Ma quali russi? Il nostro provosto. Ancora lui? Il nostro provosto ha fatto arrivare i bambini dalla Russia, quelli di quel posto dove è scoppiata la bomba atomica, nella centrale del latte. E siccome loro sono abituati a mangiare solo le zucchine, per non fargli prendere l'indigestione, dandogli quello che mangiamo noi, vuole comprare 5 o 6 quintali di zucchine. Ah, vorresti dire che gli darebbe da mangiare solo le zucchine, via! No, non solo le zucchine. A pranzo, polenta e zucchine. A merenda, frullato di zucchine. E a cena, pane e zucchine. E a colazione, latte e zucchine. Sapete, è solo perché conservino le loro abitudini. Ah, io ho l'impressione che l'anno prossimo ci ritornino nel nostro paese. Poveri bambini. Quando ritorneranno in Russia avranno tutti una testa lunga. E perché? E con tutte le zucchine hanno mangiato lì da noi. Prendi, vieni qua Battista. 100 euro per i russi. Grazie uomo. Grazie uomo generoso. Grazie uomo virtuoso e grazie uomo religioso. Grazie! Basta con questa sinfonia, altrimenti va a finire che mi fanno santo davvero. Come sono contenta Piero, e io che ti credevo essere un avaro. Bravo, 100 volte bravo, 1000 volte bravo, guarda. E invece bravo una bella miseria, è qui che si fa mantenere dalla mattina alla sera. Capirai, minestra di riso, mortadella e gazzosa. E pannoloni. Ascolta, a me pannoloni non servono, quelli che mi compri te li do tutti a Geremia. Del pannolone, Geremia. Ah, io no, do tutti la commenda dove ci hanno tanto bisogno, Bravo Geremia, bravo, sei proprio una brava persona. Anzi, guarda, due brave persone. Due brave persone, un accidente. E io pago. No, e noi paghiamo. Guarda Adamo, che ora è l'ora di finirla, di tenere qui in casa il tuo babbo. Io penso che in commenda, proprio dove Geremia porta pannoloni acquistati ai nostri quattrini, ci siano ancora due posti liberi. Caro Olimpia, ti sei dimenticata che questa è casa sua? Adamo,
ti sei dimenticato che anche noi le paghiamo l'affitto? 50 euro tutti i mesi. Ecco, con quelle ci potrei proprio fare una bella crociera alle Maldivie. E io ti farò compagnia. Bravo, bene. Te sta zitto, Portati via 100 euro di questo rovina famiglie qui e sparisci. Te la tu scatola russi e tutte le zucchine. Adam, dammi il numero della commenda. No, calma. Prima di cercare sull'elenco il numero della commenda, per piacere, trovami quello della banca. La banca? Oh, quale banca? Quella di fronte al tuo negozio, no? Perché? Che sta diventando matto? Adamo, cerca il numero del manicomio. Ascolta, calma, un matto. Ora si starà a vedere chi sarà matto davvero. Ecco. Oh. Pronto? Tonte la banca? Senta, vorrei parlare con ragionieri. Ah, dice che lì sono tutti ragionieri, Ah, ho capito. Ma ci sarà un capo, Certo, ho capito. Sì, il direttore va benissimo. Sì, grazie. Pronto? Pronto, direttore? Senta, sono Piero. Sì, quello che c'ha il negozio lì di fronte a voi. Sì, proprio quel Piero lì. Senta, avrei bisogno di un piacere. Vorrei avere i miei libretti al portatore. Come non è possibile? Se si chiamano libretti al portatore, mi vuol dire che si possano portare. E che c'è qualcuno che le porta. E che dici? Ah, sì, va bene. Mi mandi anche una ragioniera. No, va bene. Basta che ragioni e che non ci sbagli, D'accordo, grazie, arrivederci. Si può sapere cos'è questa storia? Babbo? Libretti al portatore? O che sarebbe sta roba qui? Contenitore di risparmio, in italiano salvadanaio. Come sono contenta. È forte, Piero, è in gamba. Che ne dici, Geremì? Io dico che il Piero ci sta preparando una sorpresa. Forza, Piero, siamo tutti con te. Sedetevi un attimo lì. Te, Adamo e te, Olimpia. Sapete cosa ho deciso di fare? Ho deciso di scrivervi una lettera. E questa volta ve l'ho scritta io. E senza le zampe di gallina. Quando sei da solo, quando non hai niente da fare, quando al di là delle pareti della tua stanza il mondo corre e tu sei inchiodato, fermo, quando la gente che ha intorno ti sopporta fatica. Thank you.
bisogno di avere accanto a te qualcuno che si interessi di te, che parli con te, che ti chieda come stai, che ti racconti una storiella, una battuta per regalarti un sorriso, una risata. Magari che ti faccia un massaggio da qualche parte per sentire che sei ancora vivo e magari che gli altri che ti guardino sempre con un leggero sguardo da cane alla mano. Piero, vuoi un massaggio? Mille massaggi con le mie manine d'oro. Magari con sulla crema ungimi e scaldami. Piero, il mio Pierino. Te Geltrude giù le mani da Piero, eh. Adesso capisco le 12 bottiglie di tipo di Carinzia. E del tangavo di Staghi, eh. E del profumo Baciami Tutta. E del Regipetto con le perline de Santarellina. Guarda che Piero ora ha solo bisogno di mangiare bene. Minestra di riso, mortadella e gazzotta. Di stare ben comodo in casa sua. Sì, mentre progettano di mandarlo in commenda. Di fargli compagnia tutto il santo giorno. E se non ci fosse il mio amico Geremia e la Geltrude? Permesso? Avanti. Venga, venga. Venga avanti. Sono la ragioniera della banca. Ho qui i libretti che avete richiesto. Me li faccia vedere subito, grazie. Pronti. Quanti sono? Sono 180 libretti, tutti pieni. Ogni libretto può contenere al massimo 20 milioni di vecchie lire. Allora, Adamo, se sono 20 milioni per 180 libretti, sono 3 miliardi e 600 milioni, corrispondenti a 1 milione e 800 mila euro. Dopo bisogna calcolare gli interessi. Allora siamo ricchi. No, veramente qui il ricco so io. È vero, signorina, che sono testati tutti a Piero? In verità si chiamano libretti al portatore, perché i soldi vengono consegnati solo a colui che li porta in banca per ritirare la sua richiesta. Allora, ora che ce l'ho io e so tutti miei, vero ragioniera e so tutti miei? Sì, è tutto vero, sono solo suoi, anche perché noi abbiamo tutte le fotocopie e sappiamo bene che è stato lei a depositarli. Comunque io, se non servo più, posso ritornare in banca. Devo riportare. No, le lasci pure qui, ci stanno bene. Dopo ci penserò io. La ringrazio tanto e mi raccomando, ringrazia anche tanto il direttore e gli dica di non perdere quelle fotocopie. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma si può sapere di dove vengano tutti questi soldi, babbo? Da quel terreno fabbricabile che ho venduto laggiù in fondo al paese qualche anno fa. Allora Piero, quella crociata alle Maldive? Intanto non è una crociata, ma è una crociera. E poi penso proprio che la potremmo fare. Allora io corro subito a fare le valigie, una per me e una per mia Damino. Ah sì, mi raccomando, mettici il vestito della festa. Sai, la cena di bordo, il ballo, la cena col capitano, il deserto di mezzanotte. Mi raccomando, non ti dimenticare le scarpe di camoscio e soprattutto la crema solare protezione 18-40. E io porterò la 60. Con la mia pelle delicata non vorrei sciuparla, mi venissero fuori le rugole, lo pelle a punta. Devo comprarmi un abito da sera o preferisci un tanga con gli spalli? Ma per che cosa? Per la crociata alle Maldive. Senti, Olimpia, vecchio sì, ma scemo no.
Guarda, che io di ho e te non c'ha mia tutta la testa a posto, sa. Guarda, che la crociera la facciamo, ma ci andiamo. Io, Gertrude, il mio amico Geremia. Voi due intanto rimarrete qui a controllare se si libera un posto in commenda. Mentre farete questo, io vado all'altro mondo, ma non a quello dove mi volevate mandare voi due, a quello dall'altra parte della terra, atropici del cancro. Oh. Pronti amici miei? Pronti. Come tutti gli anni siamo arrivati fino a stasera, è stato un impegno sempre grande a parte sua, perché sopportarci tutti, vi posso garantire, è veramente un impegno grosso. E l'altro altrettanto grande è a voi, perché forse non immaginate quanto le vostre risate, i vostri applausi, i vostri sorrisi e la vostra presenza ci compensate di questo tra virgolette impegno che ci prendiamo tutti gli anni. Grazie davvero a tutti. Benissimo, grazie. Grazie Angela. Quindi è il momento, a questo punto, che già avevamo annunciato, il passaggio di consegne ovviamente ideale. Sì, sì, voi scendete lì, sì, chiamiamo i protagonisti del 47. Quindi siamo al 9 dicembre 1947 nell'ammasso ex consorzio agrario. Allora invitiamo i presenti, Reno ovviamente anche alla memoria, ci sono i familiari, Reno Mazzeschi, Luisa Golini, Lia Ricci, Gina Bracci, Emma Mattei, Marino Pianigiani di Picche, soprannominato, Giorgio Mattei, Sergio Rosi, Rosina Rosi, Elisa Lippi, Vilmo Rosi, che interpretò Stinchi, Rovaldo Silvestri, ovviamente il Pinciani,
e il regista Ermanno Sanginelli. Quindi un grande applauso, e i nostri protagonisti consegneranno una pergamena in ricordo di 60 anni fa. Quindi c'è Guido, Marcello, Vinicio, Sara, Angela, Andrea, Cinzia e Marianna Condaria. Una bellissima serata che 60 anni fa noi in questo cinema, ma però in un, nell'ammasso del grande magazzino, e per 60 anni questa filodrammatica ha seguitato senza smettere mai, e oggi ha riconosciuto il 60° ricompensandoci con questa pergamena. E in più sono soddisfatto per questo locale, perché l'ho costruito io, l'ho rifinito io, e tanti saluti insieme al parroco di Don Monciatti, che ora è morto. Se questa opera è bontà sua, perché fu un grande parroco e che noi ricorderemo sempre a Casciano per quel che ha fatto e per quel che è stato. Ringrazio tutti, arrivederci, alla prossima Pasqua. Io volevo due parole, voglio ringraziare innanzitutto per questo pensiero molto gradito, che per la mia famiglia credo sia una cosa molto gradita, anche perché oggi è un giorno particolare, l'8 aprile, quindi volevo ringraziare. Poi è una cosa bella, perché comunque è un passare il testimone, una staffetta a noi e noi ai giovani, perché siamo già un po' vecchi per recitare, penso anche noi qui, anche per me, 20 anni fa, però ora è molto, insomma, molto stressante, molto faticoso, quindi magari poter continuare con i ragazzi più giovani di 20 anni. Niente, ringraziare questo, e poi appunto una buona Pasqua a tutti, e grazie di nuovo. Thank you.